dipingere col vino. Arianna Greco ci racconta i suoi segreti. Quali vitigni utilizzi e quali sono le tecniche di lavorazione? Dipende dalla resa cromatica che voglio ottenere. Per esempio qui è utilizzata una Barbera prodotta sul Gargano. È utilizzato anche questa parte rossa che ormai è matura perché è avvenuta l'ossidazione del vino, quindi ha subito un cambiamento cromatico ed ha assunto un colore mattonato. Abbiamo per qui un Barolo del 76 e un Dolcetto delle Langhe dell'81, sono queste parti più chiare. Ovviamente sono ossidate proprio perché il vino a contatto con l'aria subisce dei fenomeni di trasformazione, matura così come maturerebbe in una barrique ed ecco che assume e qui ha assunto i colori caldi della maturità, altrimenti vedendo un quadro fresco appena dipinto si avrebbero dei colori molto più freschi, appunto dei colori molto più rossi, tipici del vino. Quali sono le varie fasi di lavorazione? La prima fase consiste nel realizzare il disegno con un carboncino o con una stecca, cioè un pezzo di legno bruciato, quindi fondamentalmente il carboncino nero, in effetti si osserva nel disegno la parte nera. Successivamente si utilizzano i vini a seconda del colore, cioè a seconda della zona che si deve andare a realizzare, quindi punti luce magari realizzati con vini non ridotti, cioè con vini non messi a bollire, così come noi siamo abituati a berlo dalla bottiglia, oppure magari dei punti luce ottenuti con vitigni un po' più datati, ecco perché qui il Barolo del 76 oppure il Dolcetto delle Langhe dell'81. Per ottenere invece le parti più scure si utilizzano dei vini ridotti oppure vini con una colorazione più intensa. Per evitare la perdita di questo colore si procede con il fissaggio. Un fissaggio comunque è una procedura top secret perché si tratta di un prodotto realizzato appositamente da un'azienda in maniera tale da non perdere il colore, perché altrimenti non troveremo più nulla sulla tela con l'andare del tempo. Ed è proprio questo che contraddistingue questi quadri, perché altri hanno provato, però la fase del fissaggio è stata studiata appositamente.